ne avrà per due settimane. Qui vediamo subito un calcio di punizione per Mancini con il pallone che sorvola di poco la traversa. Siamo al primo minuto, al quarto va in vantaggio la formazione barese. Platt ruba un pallone al centrocampo, serve Boban. Il cross da parte del giocatore, Soda di piatto, lasciato solo, mette in rete. Bellissima la storia del Bari, corale, e guardate Soda che non va dal sodo. Guardate com'è bravo, di piatto, di interno destro, in sacca l'1-0 del Bari. E quindi Bari in vantaggio dopo 4 minuti, siamo al 14esimo. Platt, il contrasto con Lanna che interviene nettamente sul pallone, prima sul pallone, però Platt si fa male, distorsione al ginocchio. Ecco, Platte ha scusato il giocatore poi nel spogliatoio, pertanto non dando la colpa assolutamente. Qui c'è un rigore. Pallo su Lombardo ad opera di Carbone. C'è un rigore che Mancini poi trasformerà, potete vedere. Ha recuperato molto bene un pallone in aria e è stato agganciato da due. Nessun dubbio per l'arbitro Quartuccio e Mancini questa volta fa centro dal dischetto. 1-1. Bravissimo Mancini, il portiere si muove molto tempo prima, ma muove sbagliato, da parte sbagliata la prima. Corner per il Bari, colpo di testa da parte di Mannini, poi il tiro di Fortunato, la grande parata da parte di Pagliuca. Lombardo, pallone per Mancini che carica il suo sinistro, centrale, para Alberga. Quindi ancora l'azione che prosegue, il tiro di Vierkovud e ancora un grande intervento dell'estremo difensore pugliese. Mancini, bruttissimo, bruttissimo fallo da dietro da parte di Brambati. Su Brambati è entrato con tutti e due i piedi uniti, purtroppo non c'è il replay, ma è un'azione veramente molto pericolosa. Mancini poi è stato, mi pare, inutilizzato per tutta la partita.